La Epic Games stavolta l'ha fatto davvero davvero grossa e non so che cosa potrebbe fare per ristabilire tutto. Veramente anche i più grandi streamer pro player di Fortnite se ne stanno lamentando, è qualcosa di veramente terribile. Con l'aggiornamento 8.20 tantissimi pro player hanno abbandonato il gioco, tantissimi streamer stanno abbandonando pian piano il gioco, se ne stanno lamentando così tanto e il gioco ne sentirà sicuramente per un bel po'. La community è splittata in due, è divisa in due, ossia dalle parti di coloro che hanno apprezzato quelle che sono le novità introdotte dall'aggiornamento 8.20 e invece quelli che non l'hanno apprezzata per niente. Sapete come la Epic Games potrebbe risolvere tutti questi problemi? Andando nello shop di Fortnite e inserendo il codice supporto a un creatore OctiPFI. Quello potrebbe essere la soluzione a tutti i problemi. E sto parlando di quello che è l'aggiornamento che ha tolto completamente le ricompense ad ogni kill che si faceva, che ha tolto quelle che sono le ricompense di 50 vita barra scudo e di materiali ogni volta che si fa una kill. So che tutti di voi la pensate in una maniera diversa, cioè che pensa che sarebbe stato utile, cioè che pensa che non sarebbe stato utile. Io vi dico la mia in poche parole, secondo me era una cosa bellissima. Perché? Perché molte volte su Fortnite il problema era che quando entravamo in un fight non riuscivamo a curarci in tempo, che già arrivava lo sciacallo da fuori ad ucciderci approfittando del nostro fight. Quella roba lì l'Epic Games ha cercato di risolverla aggiungendo quello che è un vantaggio per ogni kill che si fa, anche per spingere i giocatori a non camperare e nascondersi, ma a fare quante più kill possibili. Quando l'aggiornamento è stato introdotto, io penso che Fortnite abbia visto uno dei momenti più di splendore che non vedeva da tantissimo tempo, perché mi sono divertito davvero tanto a giocare con questa nuova modalità, con questo nuovo game mode, diciamo, del fatto che a ogni kill che facevo venivo premiato con della vita e degli scudi e qualsiasi altra cosa. Addirittura mancavano le munizioni, sarebbe stato proprio perfetto. Tuttavia con l'aggiornamento 8.20 Fortnite ha tolto queste cose qua, e se anche Ninja smette di giocare a Fortnite, come possiamo vedere in questa immagine qua, veramente è un gran problema. Infatti Ninja, così come altri streamers, si stanno rifiutando di giocare a Fortnite per giocare ad altri giochi in attesa che la Epic Games patchi questa cosa qui, che la Epic Games faccia tornare il premio ogni kill che viene fatta. E voi direte, ma perché l'Epic Games deve aver tolto una cosa che piaceva a tutti? Beh, perché non a tutti piaceva. L'Epic Games punta a raggiungere quanti più giocatori possibili e chiaramente uno degli obiettivi dell'Epic Games è aggiungere nuovi giocatori. Però il problema è che una metodologia del genere spinge la gente a essere più aggressiva, a fare più kill, proprio perché facendo più kill si ottengono più ricompense, vita, scudo e materiali. Il problema è che per un giocatore nuovo del gioco è un gran problema questo, perché verrà ucciso sempre, non avrà una possibilità di riscatto, perché verrà ucciso sempre. E quindi l'Epic Games non amava questa cosa, perché tanti giocatori nuovi abbandonavano il gioco subito, proprio perché non riuscivano a starci dietro. E quindi cosa fa l'Epic Games? Games toglie direttamente tutta questa roba e riporta il gioco al vecchio stadio, che diciamocelo adesso ci puzza, adesso ci fa proprio schifo. Vi faccio un esempio molto semplice che ha fatto anche un altro streamer. Una volta avevo questo telefono qua, era fighissimo perché guardate, aveva i tasti fondamentali e scorrendo in alto abbiamo i tasti, diciamo, che ci servono. Era un telefono fighissimo e passavo le giornate a fare così, lo amavo di brutto, era il mio telefono preferito. Ma andando avanti col tempo le cose sono cambiate e un giorno mi sono comprato l'OnePlus 6. Adesso, chiaramente, amo anche questo telefono, amo tantissimo questo telefono e non tornerei mai a questo, anche se una volta lo amavo. Cioè, una volta lo amavo tanto, ma adesso no. Adesso questo è colui che mi attrae. E se me lo dovessero togliere per ridarmi questo, ci starei male. E secondo me la cosa che è successa qua, una volta noi eravamo abituati a questo Fortnite, il Fortnite con 999 materiali che non ti dà premi a ogni kill che fai. Invece, ora, siamo stati abituati per un bel po' a questo Fortnite, dove ci vengono dati 50 di scudo barra vita e materiali a ogni kill che facciamo. E ora l'Epic Games ci ha tolto questo per ridarci questo. Ma che cavolo lo vuole questo? Pochissimi. Se sei arrivato fino a questo punto del video, penso che il video ti piaccia. Quindi ti invito a iscriverti, lasciare un mi piace e attivare la campanella che trovi vicino al video, al tasto iscriviti, diciamo, per non perderti mai neanche un video e per essere un connessionato puro. Bella. Ninja ha fatto una votazione, non ho trovato l'immagine ma l'ho vista, dovete fidarvi di me. 250.000 voti, tipo l'80% è contro l'aggiornamento dell'Epic Games, l'80% rivuole
questo telefono qui, l'80% rivuole quelli che erano i premi a ogni kill che veniva fatta. Addirittura High Distortion, che non so se sapete chi è, breve capitolo su High Distortion, praticamente è il giocatore che ha raggiunto per primo le 100.000 kill. Era in gara con Ninja, per chi avesse raggiunto prima le 100.000 kill su Fortnite ha vinto lui, è uno streamer di Fortnite, e dice: le modalità non arena fanno schifo, sono bruttissimo, non sono giocabili, e invece non sono abbastanza bravo per giocare all'arena, dove tra l'altro tutti camperano e cioè alla fine si vince più di fortuna che di bravura vera e propria. Addio alla mia carriera da streamer di Fortnite. Cioè, ragazzi, High Distortion se ne lamenta, Ninja non vuole più giocare. Io vorrei sapere cosa ne pensate voi, ma proprio un discorso serio nei commenti. Spiegatemi perché preferite la modalità vecchia o perché preferite la modalità, quella delle kill che ti danno ricompense. Spiegatemi cosa amate di più. Certamente però, come dicono anche altre persone, non è sempre bene lamentarsi e basta di Fortnite. Bisogna vedere anche tutte le cose positive che fa, perché Fortnite è sempre stato un gioco che ascolta la community, e sono sicuro che anche questa volta ascolterà la community. Perché? Tantissime skin che sono state inserite nel gioco, per esempio quella del pollo per fare un esempio, sono state skin che l'Epic Games ha preso come consiglio, come suggerimento direttamente dalla community. Un ragazzo aveva disegnato, diciamo, la skin del pollo e l'Epic Games l'ha aggiunta nel gioco. Oppure in passato aveva nerfato cose potentissime come la P90 o la spada, o addirittura Thanos, nerfandolo più e più volte finché non sarebbe stato apprezzato dalla maggior parte dei giocatori. Ultimamente tutta la community pensava solo e solamente al fatto: ma che schifo, adesso non ci sono più lo scudo della vita, le costruzioni, i materiali per ogni kill che facciamo. Ma nessuno invece ha premiato l'Epic Games per quelle che sono le cose positive che ha fatto. Primo tra questi, quello di rendere il fucile da fanteria giocabile, perché prima era ingiocabile, adesso è giocabile. Anzi, adesso è molto più forte della K, secondo me. Inoltre hanno rilasciato di nuovo le granate impulso, che tanta gente voleva di nuovo in gioco. Io sinceramente no, ma vabbè. L'Epic Games ascolta sempre i propri giocatori, quindi sono sicuro che anche questa volta farà qualcosa per risolvere. Ma veramente oppure no? Io sono il primo a dire che ognuno si lamenta sempre di tutto, perché sono veramente il primo a criticare ogni cosa che fa la Epic Games. Ma perché dopo tutto sono le cose negative che ci saltano più all'occhio, non quelle positive. Ce ne sono un sacco di cose positive di Fortnite che però non ci saltano all'occhio quanto quelle negative, perché noi, ognuno di noi ha un'idea speciale nella sua testa di quanto Fortnite sia bello e come Fortnite potrebbe essere molto meglio di così. Però chiaramente l'Epic Games non è nelle nostre teste, e l'Epic Games ha delle loro teste che pensano già a questa roba qui. Quindi è difficile spesso far combaciare le idee di tutti, tutte insieme. E non potrà mai essere che tutta la gente è contenta al 100%. Quindi l'Epic Games ha come obiettivo quello di rendere felici la maggior parte delle persone. Ci riuscirà oppure no? Questo lo vedremo nei prossimi giorni. Quello che io consiglio che si possa fare, e vorrei sentire la vostra nei commenti, è fare una modalità solo per i nabbi di Fortnite. Fare proprio una modalità semi-tutorial dove i nabbi passano a varie stadi del gioco. Quindi proprio una modalità campagna su Battle Royale per allenarsi sulla mira, per allenarsi un po' nell'edit, per allenarsi in quello che è trovare le varie chest dove sono e tutte queste cose qua. Fare una modalità apposta per i nabbi, dove giocheranno con altri nabbi, dove giocheranno con gente che magari ha scaricato il gioco da poco, e che non è proprio un io contro altri giocatori, ma è più un io contro un campo di addestramento apposta per farmi capire quelle che sono le meccaniche del gioco, per farmi provare tutte le armi del gioco, per farmi provare tutte le varie cose, per capire una volta che andrò in una partita di Fortnite come comportarmi. Perché certamente, cioè, se domani vi prendono e vi scaraventano in Iraq, in una zona di guerra, cioè non sapete niente, è ovvio che morite. Mentre se vi buttassero in un campo di addestramento prima, magari qualche possibilità in più l'avete. Quindi, secondo me, far tornare quelle che erano le ricompense per ogni kill è correttissimo. Ma per soddisfare quella che è la richiesta dei giocatori nuovi, sarebbe corretto aggiungere da parte dell'Epic Games una specie di tutorial barra guida barra modalità singolo, quindi non multigiocatore, solo sempre nell'ambito Battle Royale, come campo di addestramento proprio, dove veramente uno nabbo che non ha mai preso Fortnite in vita sua può capire come funzionano le varie armi. Cioè, perché veramente all'inizio non lo capisci. All'inizio vedi una minigun, vedi che è dorata, dici boia, questa è fortissima. In realtà poi da nabbetto non sai neanche come utilizzarla. Quindi, cioè, veramente bisogna
avere un campo di addestramento o qualcosa del genere su Fortnite per i nabbi.